ci faccio questo pezzo di carta, eh? Che ci faccio? Un pezzo di carta, capito? 250.000 euro in una settimana. Dove li trovo io 250.000 euro? Non è possibile, capito? Non è possibile. Ho provato tutto, ho provato tutto. Senti, vaffanculo! Vaffanculo! In qualche modo prendersi cura di una pianta significa allenarsi all'incontro con l'altro. L'altro può essere il proprio vicino di banco, il proprio prossimo, oppure può essere anche una persona che arriva da un altro paese, che ha una cultura diversa, una lingua diversa. È confermato l'invito? O mi fermo a Lecce da Silvana che è più divertente? Vieni, ti aspetto alla stazione di Alissano. Ecco, faccio questo lavoro perché incontro gente. La sto disturbando? Commercio le custodie dei telefonini. E stamattina vi voglio fare un regalo. Tenga. Sono contento. Anche se oggi non vendo nulla, beh, ho regalato qualcosa. C'era e c'è la solidarietà, solo che molte volte il bene non fa rumore. Diceva un vescovo che bisogna evidenziare la cronaca bianca. Lui ha vissuto il francescanesimo. Le parole non fanno i fatti, i fatti fanno le parole. Il telefono. Sì, è suo. L'ha lasciato di là. A sinistra, in fondo, sotto questo manifesto. Là, c'è il materasso, le coperte. Ciao, liberali. Aiutali a mettere il materasso e poi ci sono le altre coperte in fondo. Te la ricordi? Quando la mamma ci portava al mare, la macchina tutta piena di bambini. Signora, si sposta? Carlo, scusa, la conosco. Sì. Pronto? Ti dispiace evitare di telefonarmi di sabato? 2 giorni e sto là, va bene? Scusi, è chiuso, eh? Chiuso. C'è una gran pace qui. Ci vuole molto lavoro ancora per la pace. Qui, ma anche lì. La carezza è così. E io credo che sia tra i doni più grandi che si possa fare, in cui capite bene, amici miei, che se noi la nostra vita veramente non la poggiamo sugli altri, la nostra vita cade. Per noi esseri umani l'unica condizione perché ci si mantenga in piedi è che il baricentro esca fuori di noi, ci sia questo sbilanciamento. Se non passiamo dalla carità religiosa alla carità politica, non faremo nulla, è come voler medicare le ustioni di uno che ha gli abiti in fiamme. Così, uguale.